Abbattere ogni forma di campanilismo e fare rete per promuovere non solo il Piceno, ma tutto il territorio marchigiano. Questo l'appello lanciato ieri dal presidente della regione Francesco Acquaroli, intervenuto al Teatro Filarmonici in occasione della presentazione ufficiale della candidatura di Ascoli a Capitale della Cultura per il 2024. Assolutamente un'occasione importante per cercare di costruire un percorso che possa rilanciare e restituire consapevolezza a tutto il nostro territorio regionale e credo che sia importante lavorare in questo senso, cercare di comprendere la forza dei nostri territori e anche la capacità di organizzarli per poter rilanciare una sfida che è culturale ma che poi diventa economica, sociale, urbana. La cultura è anche riuscire a dare una vita, un futuro a un territorio come questo che ha una storia millenaria e che su quella storia millenaria può costruire un grande futuro. Ad illustrare i punti di forza sui quali punta Ascoli per riuscire ad ottenere il titolo di Capitale Italiana della Cultura è stato il sindaco Marco Fioravanti. I punti di forza del nostro territorio è la ricchezza artistica e culturale, la grande storia antica di questa città e di questo territorio. I punti di debolezza sicuramente è la mancata capacità di fare squadra tutti insieme. Infatti, proprio in questo dossier abbiamo coinvolto tutti i comuni per farne un progetto di territorio condiviso con tutti i comuni della provincia. Tutto il territorio infatti è rappresentato qui dai sindaci dei 32 comuni della provincia che hanno aderito fin da subito a questo percorso impegnativo, importante, che chiaramente non è giunto all'arrivo, ma oggi è forse un momento di partenza. Tante cose si sono fatte, tante concertazioni, tanti colloqui, tanti contatti, tanta strategia e tanti progetti. Tutto questo è dentro un dossier al quale noi abbiamo voluto dare lo slogan "La cultura muove le montagne", perché la nostra forza, la nostra energia e la bellezza di questo territorio deve rompere gli argini, superare gli ostacoli e dare a questo territorio la visibilità che merita. Il pomeriggio al Filarmonici, che si è aperto con la performance musicale di Emiliano Dauria in equilibrio con Luca Aquino, ha visto la presenza in platea del critico d'arte Vittorio Sgarbi, il quale ha contestato le modalità di assegnazione del riconoscimento per poi fare un in bocca al lupo a tutto il Piceno. Io sono totalmente contrario a questo tipo di confronto perché presuppone città troppo diverse per entità. Questa volta ha vinto per esempio Procida contro Bari. Ora occorrerà capire Ascoli Piceno contro chi è messa, ma il merito reale dovrebbe essere riconosciuto senza concorso. Io infatti non faccio mai partecipare né Ferrara né Urbino. Però mi auguro ovviamente che loro ottengano un buon risultato, ma è troppo aleatorio per confidarci. E speriamo però che l'effetto dello slancio sia comunque utile per la città di Ascoli, indipendentemente dalla vittoria.